Combattenti! Nidolo, ecco l'asilo degli orrori, aggiunto un giorno fa da Affari Italiani. Visualizzazione 5441, tutti i commenti 25, dice rispondi a questo video. Dove sono gli orrori? Vediamo. Ecco, il primo commento è di una certa Antonella 7744 e dice: «Anti canaglie», dice, «non mi fido, ecco perché», dice, «ho scritto, perché so come va a finire sti bastardi». Lì dice, dice, «adesso vomitano anche in...» dice, «ma cosa c'entra in nada?» Dice, «ma che freddo fa?» «Ma che freddo fa?» Nada. Era in risposta al... a un certo Jank 32. Un tizio che... ma che cazzo di sa? Non si capisce neanche cosa dice. Dice, ma lei dice, dice, ma cos'è questo KGB? Che si pronuncia? Che si dice? Cos'è? KGB. Dice, ma cos'è questo KGB? Cos'è la parola russa? Russa, svedese? A russa? I servizi segreti russi sono il KGB. Dice, ma cos'è questo KGB? E dice, i padroni d'Italia e del mondo sono i questurini e i togati d'Italia. Poi c'è ancora Jank 32, calate, non intende. Ma che cavolo, come cazzo parla? Dice, dice Alfredo Robledo, ale, Cecilia Vassena, ale, Ferdinando Vitiello, ale, Antonio Corte, ale, Laura Tragni, ale, eccetera. E questo dice, dice, i padroni d'Italia del mondo sono i questurini e i togati d'Italia, dice Alfredo Robledo, alla Cecilia Vassena, alla Ferdinando Vitiello, alla Antonio Corti, alla Laura Tragni, alla eccetera, eccetera. Beh, dice, guarda il video di Dio, dice, la mano potrebbe anche essere della Maria Cogliandolo. PM in quel di Milano, sì. Dice, e i piedi della Cerritti Alessandra. Cos'è? Jeep in quel di Milano, sempre. Dice, coordinate dal Marangoni Alessandro, prima questore, in quel di Palermo, sede del monumento alle milite ignoto, e cioè del Pacquale Roberto, dice, questurini d'Italia vari. Ma avete sentito, dice, cosa ha detto il podestà a proposito del Marangoni? Sì, dice, persona sensibile, corretta, professionale. Sì. E poi dice ancora, dice, la mano potrebbe anche essere della Pomodoro Livia. E i piedi della Maria Luisa D'Ameno o della sua magnifica segretaria, perché conosce quest'ultima, dice, se non molli la mancia non ti dà un'informazione nemmeno se lo ammazzi, e che li devi pagare 100.000 volte, dice, la riforma della giustizia, sì, ma non dovevo mica essere la prima riforma, niente, il governo è finito e la riforma della giustizia non se ne parla più. E poi dice, i vomitosi vomitevoli, dice, per conto di Vomiti Italia, dice, non ci resta, dice, che l'ONU, non ci restano che i caschi blu. E appunto dice, ma forse, dice, la mano è della Laura Tragni, i piedi sono della Cecilia Vassena, dice, PM in quell'orinale che si ostinano a chiamare Tribunale di Milano, bruti liberati, tutti lì sono.
Poi c'è il Genk 32 che ebbe i suoi vomiti, un certo Andrea Speziale, sono portavomiti doc questi, sì, dicono le loro cazzate, e i soliti vomiti. Ce n'è un altro, dice. No, dice, ma forse il video è vero, perché aveva detto, dice, ma hai visto un videomontaggio più scadente? Poi invece si corregge e dice, ma forse è vero, quella è la Tragnilaura. Dice, minacce gravi nei confronti del giudice Laura Tragni del Tribunale Civile di Milano. Dice, voglio ballare sul tuo cadavere. Procipin numero 11480/05. E non sono parole buttate lì, sono tutti agli atti. PM titolare Fabio Salamone. Un avvocato, se ne conosce soltanto uno, Antonio Ballerio. Ma un ministro, dice, non c'è in questo cazzo di paese per andare a vedere cosa combinano certi rifiuti umani che chiamano magistrati? Carabinieri, non ce ne so uno? Italia. E infatti vedete, mai visto un videomontaggio più scadente? Sì, affari italiani. Ecco, poi ci sono i portavomiti doc, Andrea Speziale, ancora Andrea Speziale. Poi c'è l'Antonella 7744 che dice, sentite, dice, non si può guardare questa infamia fatta da... E gli dice, è a tutti i fini dei giudici italiani. Comunque gli dice, questa è una bufala, è una bufala. E il Valium Mafie 7 riunite che cerca di sviare, dice, la colpa è della maestra, di questa, di quell'altro, no? Sì, vabbè, chiudiamo qui, e ci dobbiamo mettere sempre quella, e mettici quella che vuoi. I figli dei carabumeri devono perdere, vabbè. Ciao. Poliziotti venitali con licenza di uccidere, regalata dall'Italia di bamboli, con la testa delegata nell'angolo di una casa. Casalinghe made in Italy, irrotiti da muscoli, comandati dalle teste scorrevoli, inanfratti, senza amori ma in fregola, per la gioia di sentirsi Cleopatrone. Avvocati made in Italy, scritturati dai codici, paraventi, per delitti da colica, codicilli, richiamati applicabili, a favore del più forte dei pugili. Magistrati made in Italy, senza remore studiano degli illustri, grandi cruci fascicoli, hanno l'occhio disattento e insensibile sui problemi, senza paga politica. Re
favola. Controcanto per coprire la frivola volontà di salire e morire. Candidati made in Italy al servizio del popolo, dei banditi in divisa che picchiano, dei canditi in cravatta che infamano, sanno ma non ne parlano gli ignobili. Dottore, rilevante. Il microfono rispetto, no.